Signore, che sei la manna che nutre e sostiene nel cammino di questa vita, abbi pietà di me. Signore, Cristo, che sei il pane disceso dal cielo per la salvezza del mondo, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che sei il cibo che non perisce e che rimane per la vita eterna, abbi pietà di noi. Signore, Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Thank you.
Mostraci la tua continua benevolenza, oh Padre, e assisti il tuo popolo che ti riconosce suo pastore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore, o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Parola di Dio. Potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù,
nostro Signore. Parola di tragico
che nel momento dell'esaltazione il Signore sa provare la sua solitudine col Padre, perché nella sua relazione col Padre trova la pienezza, la sazietà, la risposta a ciò che sta vivendo. Tuttavia, anche questo gli dà la possibilità di mantenere un animo sempre libero, sempre attento, sempre ben disposto. Tant'è vero che quando scende dalla barca e vede una grande folla, sentì compassione. Quindi Gesù non rimane chiuso nei suoi sentimenti, nelle sue preoccupazioni, ma sa stare attento e aperto agli altri, sentì compassione per loro. Sappiamo che questo corrisponde all'attenzione di Dio, che guarda il mondo e vede le necessità. La parola di Dio di oggi ci pone proprio davanti a questa situazione. Il mondo ha bisogno di una risposta profonda. L'uomo ha bisogno di una risposta profonda alla sua vita. Diciamo che la necessità radicale dell'uomo è quella di trovare un senso alla propria vita. Ce lo dice anche il brano di Isaia, dove è Dio che parla e che rimprovera l'uomo perché nella sua ricerca di qualche cosa che possa dissetare la sua sete va a trovare cose che non dissetano, cose che non danno risposta, cose che costano ma che non danno ciò che promettono. E questa è ancora la descrizione della vita dell'uomo, della nostra vita, della vita di tanti, di tutti, che cerchiamo risposte a destra e a sinistra per poter trovare una soddisfazione alla vita e puntualmente non troviamo ciò che sazia veramente. Evidentemente l'esempio di Gesù che si riferisce al Padre è un esempio già molto preciso, è l'alleanza col Padre, il rapporto con Lui e la relazione con Lui come figli che dà la radicale risposta al nostro bisogno di un senso profondo della vita. Allora il Signore, a noi che siamo qui, alla Chiesa intera, ripropone oggi una alleanza. Noi e la Chiesa intera ci troviamo di fronte a tutte le necessità del mondo, tante necessità che viene a mancare il respiro quando le chiamo. E anche in questo tempo difficile che stiamo vivendo, causato dal virus, i problemi si accavallano uno sull'altro e ci si chiede come si potrà fare. Sono problemi che vanno oltre la capacità dell'uomo di trovare una risposta e certamente lo scoraggiamento può prevalere. Ed è come Gesù e gli apostoli che si trovano di fronte a questa folla grande, 5.000 uomini senza contare le donne e i bambini, dunque andiamo su 10.000, 15.000, almeno quello che possiamo immaginare, e un numero spropositato in un deserto, ovvio, gli apostoli dicono manda di via che si trovino da mangiare. E Gesù subito dice, no, no, corre che vadano. E qui c'è la provocazione. Voi stessi date loro da mangiare. È la provocazione che il Signore oggi dà a noi e dà a tutta la Chiesa. Voi stessi date loro da mangiare. Ma come facciamo? Siamo poveri.
senza aggiungere che siamo peccatori, siamo inefficaci di fronte a tutti questi problemi. Come possiamo ascoltare il grido di tutti? Abbiamo pochissime cose, insufficienti. 5 pani e 2 pesci. E Gesù dice, portatevi. Anche qui oggi la tavola, nella tavola dell'altare, abbiamo pochissime cose da offrire al Signore. Un po' di pane e un po' di vino. Ma che cos'è questo di fronte all'offerta che noi siamo chiamati a dare a Dio? E di fronte all'amore di Dio e di fronte al bisogno del mondo. E Gesù dice, portatemi qui e li porteremo dopo. E diventerà il suo corpo e il suo sangue. Ecco, il Signore oggi ripropone a noi e alla Chiesa questa alleanza di mettere noi stessi, la nostra povertà, nelle sue mani, perché poi fa tutto lui. Di fronte alle necessità del mondo è perfettamente inutile che noi ci rimbocchiamo le maniche come se fossimo noi da soli a fare. Dobbiamo farlo, ma se pensiamo di poter affrontare i problemi con le nostre forze, siamo sconfitti in partenza. Ma se noi le nostre forze, quelle che sono, le mettiamo nelle mani di Dio, allora viene il miracolo. Ecco perché l'azione della Chiesa non può mai prescindere dalla preghiera. Chiesa, e grazie a Dio abbiamo anche un aspetto che ci garantiscono questo equilibrio tra preghiera e azione. E c'è un'ultima cosa che dobbiamo mettere in evidenza, ed è che l'azione prevalente che viene fuori dalla lettura di oggi è l'azione dell'amore di Dio, cioè Dio ha un atteggiamento di amore totale nei nostri confronti, nei confronti del mondo. Ce lo dice Isaia, con il brano venite a me voi tutti, io vi ristorerò. Ce lo dice l'atteggiamento di Gesù, che sentì compassione per loro, ce lo dice Paolo, con questa domanda fortissima, chi ci separerà dall'amore di Cristo, cioè dall'amore che Cristo ha per noi? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, ecco qui c'è tutto, c'è tutta la vita. E poi dopo aggiunge anche né morte, né vita, né angeli, né principali, né presente con tutti i suoi problemi, né avvenire con tutte le sue incertezze, né potenze, ovviamente qui si riferisce alle potenze negative, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è Cristo Gesù, nostro Signore. Non dobbiamo mai dimenticare che il primo è lui, che chi ci ama per primo è lui. La nostra è soltanto una piccola, povera risposta, ma ciò che è sufficiente per poter creare questa alleanza. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, quella che dovrebbe costituire la base della nostra vita.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi il cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore.
cammino sia assieme alla nostra unione con la vita divina che Dio ha voluto assumere alla nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, per la tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Accoglici, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, in ogni colpa, purificami. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia venuto a Dio, Padre onnipotente. Santifica, oh Dio, i doni che ti presentiamo, trasforma in offerta perenne tutta la nostra vita, in unione alla vittima spirituale di tuo servo Gesù, unico sacrificio a te gradito, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Mirabile è l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo di sua conquista, per annunziare al mondo la tua potenza, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della tua luce. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore,
nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dal confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciato la tua morte, Signore, proclamato la tua resurrezione, nella chiesa della tua gloria. Celebrando il memoriale di tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, ben degno il tuo servo, il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire:
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Amen. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, donna la tua pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Il corpo di Cristo. Amen.
Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, Signore, il popolo che hai nutrito con il pane del cielo e rendilo degno dell'eredità eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Come abbiamo sentito nella preghiera dei fedeli, oggi è il perdono di Assisi. Questa grazia speciale che San Francesco ha ottenuto per tutta la Chiesa, un'indulgenza plenaria, che si può lucrare semplicemente facendo la visita in una chiesa francescana o in una parrocchia, dicendo il credo, il Padre nostro, pregando per il Papa e confessandosi nel periodo. Quindi, usufruiamo di questo dono. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Che ha fatto il cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. E rendiamo grazie a Dio.